Ciao a tutti, sono Vicky e benvenuti ad un nuovo video, video wrap up del mese di marzo. Prima di cominciare però, come sempre, vi ricordo che se volete supportare il canale potete farlo o acquistando i titoli di cui vi parlo o cose vostre a piacere dal link di affiliazione Amazon che vi lascio qui sotto. Vi lascio sia il link generico sia i link per ogni singolo libro che nomino. A me arriva una piccolissima percentuale, voi non spendete assolutamente nulla in più, oppure potete offrirmi un caffè simbolico tramite il sito Ko-fi che vi lascio sempre qui sotto, oppure potete supportarmi leggendo le mie opere, il mio ultimo libro pubblicato, Il ribelle di Arendt, Fantasy M.E. Vi aspetto. A marzo ho letto All That's Left in the World di Eric J. Brown, distopico, young adult, post-apocalittico, a tematica LGBT, che però ho già recensito in un video singolo, quindi vi rimando al video apposito per la recensione, quindi non vado a parlarne qui. Comunque mi è piaciuto. E ho anche fatto una rilettura. Ho riletto For Real, al contrario, For Real di Alexis Hall, che è forse il mio libro preferito dell'autore. Diciamo che dopo aver letto Boyfriend Material e soprattutto Husband Material, perché Boyfriend Material comunque alla fine era carino, soprattutto dopo Husband Material che non mi era piaciuto, avevo bisogno di tornare all'Alexis Hall, che per me è proprio l'Alexis Hall d'oro. E quindi rilettura, bellissimo, non ne vado a parlare perché ne ho già parlato in passato, insomma. Romance M&M con il tema del BDSM. Poi ho letto Lacrima d'argento di Jessica Marchionne, secondo volume della trilogia Il custode di luce, fantasy, young adult, che l'autrice mi ha gentilmente omaggiato. Naturalmente di questa recensione capirete qualcosa se avete visto la prima recensione o comunque letto il primo libro, altrimenti forse un po' meno. Ritroviamo Van e Liam impegnati nel viaggio alla ricerca delle cinque lacrime. Tutto questo per cercare di risolvere la situazione tragica in cui è piombato il loro mondo. Come avevo già detto per il primo libro, ambientazione fantasy molto classica, con magia, creature fantastiche, senza lasciarci mancare anche il viaggio dell'eroe, o in questo caso degli eroi. Questo volume è particolarmente onirico e misterioso, con tante cose da svelare, e narrativamente più dinamico, con molti colpi di scena. Ci sono proprio delle quest che i personaggi devono affrontare, delle prove da superare per ottenere ciò di cui hanno bisogno. Viene dato un po' di spazio anche a una componente romantica particolarmente commovente di stampo LGBT, che riguarda due personaggi. Attenzione però, cioè, non è un romance, cioè il libro è tutto, in tutto e per tutto un fantasy, cioè non lo consiglio se cercate una storia d'amore LGBT, però appunto c'è questo piccolo spazio ed essendo particolarmente toccante l'ho apprezzato. Per i motivi che vi ho detto, ho preferito questo volume al primo, che per forza di cose era più introduttivo. Naturalmente ringrazio l'autrice per avermelo inviato. Mi scusi? Il video lo continuerà lui, immagino. Ombra, che cosa hai letto a marzo? Da oggi non conduce più Vicky, ma Ombra. Già. Passiamo a Final Fantasy RPG Made in Japan della serie videogiochi leggendari della RBA, che sta uscendo in edicola. A me interessava appunto questo qui. Un volume informativo su questo franchise tra i più noti e amati, molto molto interessante sia per gli amanti dei videogame in generale, ma ovviamente di Final Fantasy in particolare. Essendo Final Fantasy la mia serie videoludica preferita, non potevo lasciarmelo sfuggire. Passiamo a Il mio tutto di Chiara Zaccardi, romanzo young adult a tematica LGBT che non mi è piaciuto per niente e di cui c'è molto da dire. La trama parla di Davide, un ragazzo di 16 anni, dichiaratamente gay, che ama disegnare e che ha... Ti devi fare le unghie adesso, Liquirizia? E che ha tutta una serie di problematiche legate all'accettazione da parte dei coetanei, della famiglia e di bullismo a scuola. Christian invece è il classico ragazzo apparentemente etero, tutto muscoli, tutto sport, tutto belle ragazze, e che è un bullo, uno dei bulli di Davide, se non il principale bullo di Davide. Tra loro due nascerà una storia d'amore, quindi capite bene che la situazione è
strana e leggermente delicata. Si tratta di un libro molto problematico e che porta alta la bandiera dell'abuso romanticizzato, perché non riesce a gestire la tematica di cui vuole parlare nella maniera giusta. Era difficile, però si poteva trovare un modo per trattare il tutto in una maniera che fosse interessante e sensata, però purtroppo il libro prende un'altra strada, una strada altamente tossica che nulla ha di romantico, come invece la narrazione sembra volerci suggerire. Il fatto è che Christian bullizza Davide, è il principale motivo per cui gli altri bullizzano Davide, lo offende verbalmente, lo insulta, gli rende la vita impossibile, lo minaccia. Insomma, avete capito. Nonostante ciò, Davide, che il libro ci presenta come un ragazzo interessante, anticonformista e intelligente, lo ama. È pazzo di lui e non importa quanto Christian continui, vi giuro, a trattarlo male per tutto il libro, Davide continua ostinatamente, masochisticamente, ad amarlo, a perdonargliele tutte e anzi anche a pensare che la colpa sia sua, lui che in realtà è la vittima. Capite bene che c'è un problema e bello grosso. Oltretutto c'è un tira e molla fastidiosissimo e assolutamente poco credibile tra i due. Christian un giorno sembra tutto carino, dolce, interessato all'altro, eccetera, quasi cambiato, poi il giorno dopo torna a essere come prima e lo tratta di cacca, poi torna ad essere tipo tutto bravo, super interessato e attento, che dici no vabbè stavolta è veramente cambiato, per poi per una non nulla, una sciocchezza, torna a essere peggio di prima, non vuole più vedere Davide, insomma ridiventa bastardo e spietato. Non sto scherzando, il libro è tutto così per più di 500 pagine. Viene quasi voglia di tagliarsi le vene, altro che Davide, che tra l'altro viene spesso voglia di prenderlo a schiaffi da quanto risulta zerbino nei confronti dell'altro. Terrificante è che il libro voglia far passare gli atti di bullismo di Christian come delle bambinate senza troppa importanza, perché poverino, lui è confuso e non vuole ancora uscire allo scoperto. Quindi certo, giustifichiamo il suo comportamento di cacca. La storia di Davide in sé è anche interessante e anche lui come personaggio preso da solo lo è, ma appena c'è di mezzo Christian diventa un'altra persona, un idiota senza cervello. Il suo personaggio viene proprio snaturato e non è amore, non può esserlo, anche se il romanzo ce lo vuole far passare come tale. Che poi non c'è una crescita graduale del personaggio di Christian verso il suo miglioramento come persona. No, di punto in bianco, dopo 500 pagine in cui si è comportato da schifo, il libro ci dice no, adesso il libro è finito e lui è bravo, così. Senza contare poi in questo libro che ci sono una marea di stereotipi sui ragazzi e sulle ragazze, tipo che le ragazze pensano solo allo shopping e usano la scusa del mal di testa per non fare cose con i maschietti, cioè davvero? E poi arriviamo al succo del libro. Il messaggio del libro dichiaratamente è: non importa quanto l'altro sbagli, quanto l'altro si comporti male e ti tratti da schifo, perché se ami non c'è niente da perdonare. Testuale. Quindi se l'ami, questa persona può farti qualsiasi cosa. Io sono inorridita. Dulcis in fundo, il finale è all'acqua di rose. Sono tutti bravi, anche i bulli che tormentavano Davide, i suoi genitori di cacca, tutti coloro che lo hanno quasi portato a morire, alla fine Porelli non erano poi così cattivi. Io non so davvero cosa dire. Mi dispiace essere stata così dura, perché se si fosse aggiustato il tiro poteva essere un libro davvero interessante. E anche perché lo stile di scrittura non mi è dispiaciuto affatto. Però davvero, personalmente lo trovo un libro insalvabile. Di simile avevo letto Pensis di Alexis Soul, simile perché parlava di questi due uomini che diciamo ai tempi della scuola erano stati bullo e ragazzo bullizzato, e appunto passano gli anni e vengono ad innamorarsi. Però innanzitutto la situazione è diversa, nonostante tutto anche lì non mi aveva convinto del tutto, però l'autore riesce meglio
nel suo intento, in quello che voleva dire. Qui invece per me non ci siamo proprio. Poi ho letto Gli angeli malvagi di Eric Jordan, un libro a tematica LGBT, diciamo vintage, con protagonisti Pierre e Gerard, che sono due adolescenti, due cugini adolescenti che capiscono di amarsi e di un amore passionale e intenso. Un amore che non gli porta solo gioia, ma anche paura e sofferenza nel desiderio di protendere quell'amore verso l'assoluto. In particolare Gerard è un ragazzo tormentato, inquieto, che sembra sempre presagire minacce imminenti, tendente a farsi del male, senza mai riuscire realmente a godersi quell'amore che sembra non bastargli mai, perché anche fondere i rispettivi corpi per lui non sembra sufficiente. Si tratta di un testo molto denso e struggente che parla di un primo amore particolarmente intenso e proteso verso l'autodistruzione. Eros e Thanatos, per capirci. Sono due temi che si rincorrono e intrecciano durante tutta la lettura. Lo stile di scrittura è raffinato, ricamato, poetico. Si ha proprio la sensazione quasi di leggere una lunghissima poesia. Incredibile pensare che l'autore avesse solo 16 anni quando l'ha scritto, perché veramente lascia increduli pensare che qualcuno di così giovane potesse avere la sensibilità e le capacità per farlo. Pur riconoscendone il valore, personalmente non l'ho molto apprezzato. Un po' per questa sua, per me, eccessiva ricercatezza di stile, bellissima, ma anche un pochino respingente a lungo andare per un lettore moderno, considerando che poi è anche quasi privo di dialoghi, e un po' anche per gli avvenimenti strani che contiene, soprattutto quelli che portano al finale, che risulta decisamente strano ed estremo in un modo che non mi ha proprio convinto, pur capendone il senso. Non lo so, secondo me si poteva arrivare allo stesso risultato, però innescando situazioni meno assurde e più credibili. Diciamo che sul tema del desiderio e del primo amore ho preferito altri titoli. Comunque, se non erro, è un testo scritto negli anni 50, quindi lo stile di scrittura è anche un po' figlio del suo tempo. E anche se comunque è un testo che in patria è stato censurato diverse volte per il suo linguaggio, la sua narrazione esplicita e controversa. Quindi, concludendo, a me non ha convinto particolarmente, però comunque è un titolo da tenere in considerazione se vi interessano i libri a tematiche LGBT, diciamo datati. È abbastanza introvabile anche nell'usato. Quindi, non lo so, ingegnatevi in qualche modo se volete leggerlo. Ultima lettura del mese di marzo, La volpe che amava i libri di Nicola Pesce, un libro per bambini che parla appunto di questa volpe che amava la lettura e i libri, che incontra un topolino e un corvo e insieme i tre capiranno quali sono le cose veramente importanti nella vita. È stata una lettura sicuramente carina, che parte in una maniera folgorante nella sua bellezza e sensibilità, che però secondo me poi a lungo andare, diciamo, in corso di lettura si perde ed è un peccato. Diciamo che le prime pagine promettono qualcosa che non viene del tutto raggiunto, diciamo, dal libro nella sua interezza. Comunque carino. Molto bene, il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Condividete il video con i vostri amici lettori e fatemi sapere nei commenti se vi va quali sono state le vostre letture del mese di marzo, se avete letto i titoli di cui vi ho parlato, se la pensate come me o diversamente. Parliamone insieme. Intanto io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!